è un misto di emozione e condivisione, perché emozione forse è legato soprattutto a chi ha ricevuto il sigillo prima di me, e pensare, mi fa emozione il fatto di pensare sia a me e sia al ruolo che ho da allenatore. Credo che oggi sia un momento di condivisione grandissimo, perché sono tante persone che poi mi hanno portato qua, anche prima dell'ISEF. Sono tante persone che ho invece vissuto qua, e poi persone che sono rimaste comunque sempre in contatto con me, e lo sono rimaste al di là dei risultati, ma per il legame che si era creato qui a Urbino. Avevo iniziato il mio percorso accademico ad Ancona in ingegneria, però sentivo che non era quella la mia strada. Volevo insegnare, ma non avevo capito ancora cosa. E poi, illuminato da un allenatore di pallavolo, ho deciso di intraprendere questo percorso accademico. E quando sono arrivato qui, sono arrivato con l'idea che dovevo fare qualcosa di speciale. È come se tutte le tappe che ho fatto fossero fondamentali fino a quel punto per darmi quello che poi mi sarebbe servito dopo, come se fosse già scritto. Cioè, se penso a ingegneria, io ho dato solo un esame in ingegneria, geometria, e in geometria ho scoperto l'esistenza delle matrici. A distanza di anni mi sono reso conto che il mio modo di schematizzare la pallavolo è una matrice, cioè è come se quel pezzo lì fosse fondamentale per scrivere un pezzo della mia storia. E poi sono venuto all'ISEF, dove ho conosciuto tanti maestri, non li chiamo professori, perché mi hanno regalato tutti una percezione. Cioè, ieri ci pensavo e pensavo al professor Bovi di nuoto, alla prima volta che ho sentito l'idea dello scivolamento in acqua, oppure al prof Falcetta di quando mi ha fatto sentire cosa vuol dire correre, e alla prof Becci quando... Cioè, ho una sensazione per ogni professore, e credo che l'arte di insegnare sia proprio quello, cioè il fatto che i professori ti rimangono dentro quando ti regalano una sensazione che a te serve per costruire qualcosa di importante. E quindi li porto, secondo me, nel cuore anche per questo, perché comunque sono tutte persone che mi hanno insegnato uno stile e regalato delle sensazioni. La chiamata in nazionale è stata qualcosa di molto sentito, perché già nel 2013 c'era stata la possibilità di allenare la nazionale. Poi il 2013 per me era un anno molto speciale, perché è arrivata Gaia, e nel momento in cui è arrivata Gaia mi sono trovato senza lavoro, anche senza nazionale. Ed è stato un momento difficilissimo, perché appena sposati con una figlia piccolissima, trovarsi senza lavoro e poi con il sogno che era svanito in un attimo era stato difficile. E in quei 4 anni, perché poi la proposta in nazionale è arrivata nel 2017, sono stati 4 anni in cui con Serena al fianco abbiamo ricostruito sia la mia carriera sia il nostro sogno ambizioso di voler stare in quell'ambiente, però starci in modo ambizioso, e abbiamo fatto un percorso incredibile insieme. E quindi aver riconquistato quella maglia è stato un gusto doppio, perché pensando ai 4 anni prima pensavo che fosse qualcosa che ormai fosse irraggiungibile, e invece averla riconquistata è stato qualcosa di sentito, e veramente il coronamento di un percorso faticoso che abbiamo condiviso e che ci ha portato poi a rivivere quella maglia, che comunque è la maglia più prestigiosa che potrò mai indossare nella mia carriera. Credo che l'unica cosa veramente che faccia differenza sulla motivazione sia la fiducia. Cioè, la fiducia non tanto in quello che stai ottenendo, ma nella visione che hai di quello che può accadere. Credo questo faccia differenza anche con le proprie atlete. Una fiducia che non è legata a ciò che è stato fatto, ciò che avviene, ma in ciò che tu hai in mente che possa accadere. E credo che questa fiducia sia l'aspetto più motivante, perché non risente dell'incertezza. Quando tu vivi la sconfitta e vivi l'incertezza, devi
assolutamente non farti prendere da quel momento dallo sconforto, e l'unico modo è accettare quel presente però con la visione del futuro. Sbagliare non significa essere sbagliati, ma solo aver sbagliato, e questa identificazione a volte, soprattutto nei giovani, non è così, così semplice, e credo che sia l'elemento più importante da tenere sotto controllo. Ma credo che ci siano tanti elementi che contribuiscono a far restare sempre nella dimensione di alunno una persona. Credo che la prima cosa che riconosco in questo è il fatto della curiosità. Io sono sempre stato tanto curioso. Quando guardo una cosa mi scattano sempre due domande. La prima è come viene fatto e la seconda è come può essere fatto meglio. A volte l'impazienza nello scoprire il proprio talento ti mette nella condizione di non vedere chiaro cosa vuoi, e magari quando sei in questa situazione hai un po' paura a percorrere delle strade che non conosci. Però l'importante è il fatto di avere una visione chiara, è il fatto che una visione è solo una direzione, non ti indica la strada, poi la strada si scopre piano piano e devi avere la forza poi di percorrerla. E senza però perdere di vista dove hai intenzione di arrivare, quindi quella direzione. E quindi mi viene da pensare a me studente, e credo che la cosa che mi abbia caratterizzato sia proprio questa, il fatto che comunque una visione su di me ce l'avevo, e ho solo sofferto un sacco per il fatto che non mi sentivo talentuoso in tante cose. E questa cosa mi ha fatto soffrire tanto, quindi credo che da una parte vorrei dare agli studenti la possibilità di vedere una visione, e dall'altra parte una pacca sulla spalla per dire: guarda che è normale.